Fischio d'inizio ed ecco che il cronometro comincia a scorrere. Ed ecco in attacco quasi completamente libera, anche se un contatto da dietro la frena un pochino. Attacco per il VIP, palla lunga, accelera e prova, ci prova con la punta del piede Cuba. Calcio d'angolo per le ospiti, contati che trova la collaborazione, un buon triangolo tra le tre giocatrici, palla parata. Ed ecco un pallone sottratto all'attacco avversario, rete realizzata. Ed ecco che il VIP passa in vantaggio, gol realizzato dal numero 9 Vanessa, che porta in vantaggio la formazione veneta tra gli applausi di tutto il palazzetto e gli abbracci delle compagne. Si muove bene il Pescara, che ci riprova con Saxo, e il portiere riesce un'altra volta a deviare questo pericoloso pallone. Fiato sospeso per il pubblico per questa che potrebbe essere un'importante occasione per il VIP. Palla che finisce alta ma altrettanto è deviata dalle mani di Masha. Ritorna la palla da Tati ed ecco due occasioni per il Pescara. La pressavano. In questo momento si trova triplicata anche Troiano, che però riesce a sfuggire alla difesa. Fischio del primo arbitro Davide Plutino, che dà inizio a questo secondo tempo di gioco. Prova la collaborazione con Manieri, l'autrice del gol che questa sera tiene in vantaggio il VIP, è anche autrice del secondo, della seconda rete. Passa sul 2-0 il VIP. Doppietta per la giocatrice spagnola, che dedica la rete a uno speciale tifoso sugli spalti. Ritorna in attacco il VIP con una Troiano velocissima che trova il passaggio per la compagna con la maglia 14. Palla che poi finisce nuovamente nelle mani del portiere veneto, pericolosissima. Ora la numero 3 di Mister Amparo. Ancora attacco per le ospiti, che cercano uno spiraglio e riescono a trovarlo. Trovano proprio l'apertura giusta per mettere il pallone in rete e così si avvicina, diminuisce il divario Pescara con il VIP, portandosi a solo una rete di differenza. Alta è anche la difesa del VIP, infatti avanza con determinazione Fernandez, con una presa decisa da parte di Incecco, che da distante prova a trovare la rete, ci riprova e realizza. Seconda rete in pochi minuti per il Pescara, questa volta soddisfazione personale per la numero 5 di Incecco, classe 89, che vede vincere le padroni di casa con ben tre reti, di cui due doppiette di Pellegri. Si torna in difesa per le giallonere con Troiano, che a porta completamente libera realizza la terza rete di questa sera. Il capitano mette la sua firma anche in questo match, autrice già del primo gol il weekend scorso. Realizza la rete che sembra mettere in cassaforte la partita per il VIP. Calcio d'angolo ancora per le abruzzesi, che ci provano da una buona distanza. Tati cerca la collaborazione con la compagna, colpo di testa che però non trova la rete. È stata una bellissima occasione quella a disposizione di Belli, ma esulta ora il VIP, che si trova contro una che si è trovata contro una sostanziosa avversaria e vince, portandosi a casa questi punti per un 3-2.